Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di The Battle Cats. Arriviamo a 300 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se nuovi. Lasciate hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E noi andiamo avanti. Allora, prima di tutto andiamoci a controllare Gamma Toto e a vedere che cosa ci ha riportato. Dai Gamma Toto, fatti valere. Gamma Toto, ok? Inserisce completo, gain XP, ok. Diventa quasi un livello 3, ci è mancato poco. Ok, allora andiamo direttamente a reward, non ci interessa la storiella. XP found 560, ottimo così. E ha trovato anche un cat food, va bene così. Pensavo un po' meglio, ma rimandiamolo all'avventura. Allora, vediamo un po', possiamo sbloccare qualcosa? No, perché bisogna essere a livello 3. Quindi vai, full expedition, ci vediamo al prossimo video, Gamma Toto. Fai il bel lavoro. Ok, allora proseguiamo. Andiamo immediatamente a vedere un bel cat capsule, che praticamente è comune ma a noi non ci interessa niente, è sempre bello da provare. Proviamo e vediamo cosa ci esce. Poi ne abbiamo due di ticket speciali, ragazzi. Ok, efficienza più uno, può andare bene, grazie, molto gentile. Ok, andiamoci ad aprire anche i due speciali, perché uno era per la fine della celebrazione di Metaslug e l'altro era invece per il giorno del ringraziamento. Ok, quindi ce ne hanno dati due. E si potrebbero anche trovare gli Uber. Il problema è che dovrei fare 11 aperture garantite e non ci riesco, sinceramente. Ok, posso provare. Ah, a 750 cat food, ragazzi, che noi sfortunatamente non abbiamo. Va bene, proviamo e speriamo che ci esce lo stesso un bel Uber. Sarebbe ottimo un bel Uber dentro al mazzo, dai. Che cosa c'è uscito? Chi è questo? Super rara. Niente male, questo l'ho preso da Jojo, sinceramente. Ok, delinquent cats, infatti. Ok, abbiamo preso un bel gatto strano. Proviamone un altro, vai così. Ci proviamo e vediamo che cosa succede. Ok. Oh, abbiamo preso una rara, va bene, è una sorta di arciere. Molto interessante, come ti chiami? Archer Cat, giustamente. Ok, guardiamoci i gatti nuovi. Gatto arciere, che cosa fa? Allora, massive damage, ok, il nemico indicato prende molto più danno da tutti gli attacchi delle unità. Quindi contro i floating, quelli lì che galleggiano in aria. Ok, attacco singolo, quindi carino ma non troppo. E ecco invece il gatto delinquente, cosa riesce a fare? Freeze! Oh, è proprio lui ragazzi, l'avete visto? È proprio quello di Jojo? No, fantastico. Allora, riesce a congelare i tipi indicati, ok, non possono muoversi per un tempo specifico. Sempre i floating, ok, ottima come cosa. E i suoi attacchi sono ad aria e questo potrebbe essere buono. Speriamo che non costa troppo, che lo metto subito nel mazzo. Ok ragazzi, visto che la Totta avete detto che a livello 10 i Ninja Cats dovrebbe cambiare di grafica, andiamo a vedere cosa succede. Ninja Frog Cats è diventata una rana. Ragazzi, possiamo sbloccare un altro bel gatto, vai. Ok, abbiamo messo un nuovo gatto e si chiama Titan Cats. Non so effettivamente che fa, poi gli darò un'occhiata magari dopo. Intanto utilizzeremo il mazzo come l'abbiamo creato. Allora, vorrei aumentare il Cat Cannon Charge, così lo spariamo più spesso. Ecco il Titan Cats, che cosa fa? Attacchi ad area, basta. Tutto ad aria colpisce. Beh, il pugno è grosso, sinceramente non so quanto può costare una cosa del genere. E ora direi di provare a proseguire con la nostra avventura. Andiamo a Norvegia, giusto? Norway. Ok ragazzi, oggi vedremo il nuovo Ninja Cats. Lui cosa evoca? Per adesso niente. Sta aspettando ad evocare, strana come cosa. Forse evoca subito roba grossa, possibile? No. Ha evocato i serpentini, io posso evocare immediatamente un Ninja Cats. Anzi, un Ninja Frog Cats. Guardatelo, che figata! No, no, fantastico, fantastico davvero. Ok, allora andiamo molto tranquilli, vediamo un po' che cosa combinano. Dovrebbe essere diventato più potente di norma. Vediamo un po'. Sta cavalcando una rana, più o meno i colpi sono gli stessi, non so se i danni sono maggiori, spero di sì. Se sono maggiori è una figata, guardate che belli poi. Sta andando avanti molto diretto, ci piace. Ok, mi prendo ancora più energia, sta devastando tutto ciò che sta sul suo cammino. Ok, va benissimo così. Ok, vorrei fare un altro potenziamento e mettere un altro Ninja Cats potenziato. Dai, fantastico, in pratica su due Ninja Cats uno sull'altro, solo che quello sotto c'ha la testa di una rana. Lo stiamo devastando solo a Ninja Cats. Ok, vai Ninja Cats, devastalo. Non si stanno muovendo ragazzi, guardate. Sta tenendo tutti fermi. Lo stiamo battendo solo dei Ninja Cats potenziati.
Non ci credo. Ora evoca qualcosa di grosso e me li uccide tutti. Ok, ha evocato il maledetto uccellaccio. Ma li sta reggendo. Non ci credo. Ninja cazzo potenziati reggono l'uccellaccio. Lo stanno devastando, guardate. Non stiamo mettendo nient'altro sul terreno. Il vostro consiglio è stato uno dei migliori. Potenziare il Ninja Cats al massimo. Abbiamo vinto così. Ok. Dominiamo la Norvegia. Ok, allora continuiamo la nostra avventura. United Kingdom, vediamo un po' se riusciamo a fare anche loro. Ok, vediamo un po' questi come partono. Questi partono subito del coccodrillo. Io vorrei mantenermi in energia e partire immediatamente di Ninja Cats, perché il coccodrillo ho visto che viene ucciso facilmente dal Ninja Cats potenziato. Ok, level up immediati. Sta evocando solo coccodrilli, quindi per adesso sono tranquillo. L'ha one shottato. Non c'è nessun problema. Andiamo proprio tranquilli e asciutti. Altro Ninja Cats per noi. Ha già evocato la capra. Ai ai ai, questa è una brutta cosa. Ok. Potenziamento. Vai e ne evoco un altro. Ninja Cats a manetta, perché sta evocando tante capre. Ok, intanto aspetto un altro level up e poi dopo evoco un altro Ninja Cats. Faccio 1 e 1, 1 e 1. Così non ci sono troppo problemi. Ok, riusciamo a salire senza problemi. I Ninja Cats potenziati stanno reggendo tutto. Stanno andando avanti da soli, ragazzi. Io non ho dovuto evocare neanche le cose grosse attualmente. Ok. Sta proseguendo e stanno ammazzando tutte le capre. Non ci credo, stanno devastando le capre. Oh, l'elefante, ecco qua. Beh, te pare che poteva andare sempre bene, no? Allora, io ne evoco un altro Ninja Cats. No, me li massacra l'elefante, ok. Va bene così, sappiamo che l'elefante è una bestiaccia cattiva. Allora, i Ninja Cats sono morti tutti. Ne è rimasto uno che sta andando lì all'attacco. Direi che devo per forza evocare roba grossa. Allora, problema è che non abbiamo energie per la roba grossa. Fish Cats per noi, ci proviamo. Ok, e dietro i Ninja Cats, perché le capre possono essere battute dai Ninja Cats potenziati. I Fish Cats ci dovrebbe fare da mezzo tank, insomma. Ok, stiamo al massimo. Vorrei cercare di prendere anche l'elefante. L'ho colpito e questa è una cosa ottima. Ok, Ninja Cats va a finire dietro perché se prende un colpo sul groppone. Mettiamo un altro Fish Cats. Ok, Fish Cats reggono. Ninja Cats vanno a dare supporto perché adesso li utilizziamo più spesso essendo potenziati. Ai ai ai. Oh, guardate che figata, avete visto? No, fantastico. E attacca pure abbastanza veloce, devo dire. Ci piace, colpisce ad area. Ok, hanno preso tutti un colpo gigantesco sul groppone. Sopravvive solo lui perché giustamente è un pochino più resistente. Ma due colpi e muore. Quindi non stiamo molto messi bene. Ok, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcos'altro. Allora, un altro Fish Cats. Dovrei mettere anche un po' di tostapane, perché tostapane fanno tanti danni. Ok, stiamo per ricaricare il cannone. Speriamo di riuscire ad ammazzare di nuovo l'elefante. Ma l'elefante è troppo tosto, raga. L'elefante c'ha veramente una vagonata di vita. E ci devasta, perché ci uccide tutto quello che sta sul terreno. Quindi è un problema. Ok, noi riusciamo a levare le unità che c'ha intorno e a rallentarlo. Ma ad ucciderlo attualmente non sembra proprio. Ok. No, troppi danni, raga, troppi danni. Ci si può provare, ma la vedo molto dura. Mi sa che mi serviva un potenziamento ulteriore. Allora, vorrei riprendere un'altra volta lui, il Jojo, perché effettivamente era molto forte. Ok, dai, ti prego, dammi un po' di energia in più, perfetto, me l'ha dato. Ok, cerchiamo di dargli un po' di vantaggio al nostro cannone, diamogli un po' di pausa. Ok, cerco di distruggere tutto quello che c'è intorno e cercare di andare a colpire direttamente l'elefante. Ok, diamogli fastidio con le unità piccole, tante unità piccole, così l'elefante deve rimanere lì fermo e si prende un altro fire sulla faccia. E non muore ancora. Non sta morendo, ragazzi. Quell'elefante è una bestia. Quell'elefante è assurdo. Ok, ho messo anche il Sumo Cats, ma il Sumo Cats è morto prima di tutti gli altri. Ok, stiamo tanto nei guai. È morto. Gliel'abbiamo fatta. Abbiamo ucciso l'elefante. Ok, adesso si può contrattaccare finalmente. Finalmente abbiamo una possibilità di contrattacco. Ok, vai, anche il Gunslinger. Evochiamo tutte le unità possibili e cerchiamo di spingere adesso. Ai ai ai, che brutta situazione quella lì che è stata. Ok, voglio evocare un'altra volta lui perché è veramente figo. Oppela, ce la possiamo fare. Stiamo spingendo. Speriamo che non ne evoca un altro, se ne evoca un altro siamo nei guai. Ok, proseguiamo cattivi, aggressivi totali. Ninja Cats a manetta perché funzionano. Ok,
Lo Slinger attacca troppo da vicino. Sinceramente pensavo, essendo un ranged, colpiva un po' più da lontano. Invece no. Ok, stiamo proseguendo. Cattivi e aggressivi, ce la possiamo fare. Ok, qualche abilità negativa funziona sui rossi, quindi una delle nostre carte sta facendo un'abilità. Guardate che attacco di massa. Vi butto giù Night Kingdom. Sì, così, pugni diretti. Guardate che figata. No, stupendo, veramente stupendo. Vittoria un'altra volta. Ok, sinceramente sono soddisfatto del delinquente, quindi lo andiamo a potenziare alla grande, ragazzi. Gli diamo un bel potenziamento, un bel power up, perché ci ha portato avanti con tranquillità. E voglio potenziare anche il Sushi Cats, perché ce l'abbiamo qua e ci abbiamo l'esperienza sufficiente. E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di The Battle Cats. Spero vi sia piaciuta, arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo alla prossima puntata.